Finalmente le feste sono vicine e il modo migliore per godere della magica atmosfera natalizia è visitare i mercatini dell'Avvento. In Italia ce ne sono più di 800, tra cui quelli del Trentino, storicamente i più famosi. Noi oggi però li portiamo fuori dai confini nazionali, consigliandovi alcuni tra i più suggestivi d'Europa. Indossate cappotti pesanti, perché a Praga fa freddo, molto freddo. Il clima natalizio in compenso è scoppiettante. La capitale della Repubblica Ceca ospita diversi mercatini. Quello più famoso, però, è quello nella piazza della Città Vecchia, in cui campeggia un magnifico e altissimo abete illuminato. Qui troverete 150 casette di legno disposte a stella e il meglio della tradizione artigianale: giocattoli in legno, preziosi cristalli di Boemia e le figurine in foglie di Gran Turco. Da non perdere le prelibatezze culinarie: i cannoli sparsi di zucchero e cannella, i cosciotti di maiale e i wurstel. Il tutto accompagnato naturalmente dal vin brûlé o dal liquore caldo al miele. Chi l'ha detto che i mercatini di Natale sono solo luoghi freddi e innevati? Se l'ha detto, non conosce quelli di Barcellona. La città spagnola ospita infatti tre mercatini, il più caratteristico è quello di Santa Lucia, nel barrio gotico, attivo già dall'Ottocento. Più di 300 bancarelle ti aspettano con prodotti artigianali, alberi di Natale e le tipiche scene della Natività. La decorazione più popolare e amata dai bambini, però, è il cagatiol gigante, un pupazzo della tradizione catalana ricavato da un tronco di legno, da cui fuoriescono fiumi di dolciumi. Torniamo al freddo nord, in Austria, per conoscere uno dei mercati natalizi più antichi e più grandi, quello di Vienna. In Rathausplatz troverete ben 150 chioschi, luci, decorazioni e prodotti artigianali. Un vero paese dei balocchi, dove potrete anche gustare i tipici dolci al pan di zenzero e le mandorle tostate con un buon bicchiere di Glühwein, tipo il nostro vin brûlé. Poi, tra i viottoli ottocenteschi, c'è il mercatino di Spittelberg per prodotti artistici realizzati unicamente a mano. Al Museum Quartier, invece, potrete assistere a fantastiche proiezioni luminose ad opera di noti artisti. Saliamo ancora e andiamo a Berlino, che propone più di 50 mercatini sparsi per la città, da Charlottenburg alla chiesa commemorativa dell'imperatore Guglielmo. Al mercatino Magia del Natale vi aspettano 120 stand pronti a proporvi caleidoscopi, vestiti per le bambole fatti su misura, carte da regalo e maglieria in alpaca o cashmere. Quello della città vecchia di Spandau, invece, è il più grande di Germania, raggiunge i 450 stand. I più amati, però, sono quello di Alexanderplatz, con giostre e una pista di pattinaggio sul ghiaccio, e quello di Potsdamerplatz, dove l'intera piazza si trasforma in un'autentica stazione sciistica. Ma dove, se non nella terra di Babbo Natale, può trovarsi il mercatino più suggestivo? Salite a bordo della slitta e venite con noi nella capitale della Lapponia, a Rovaniemi, dove l'atmosfera natalizia si respira 180 giorni l'anno, date le nevicate. Il mercatino del paese in piazza Lordin offre le specialità tipiche e i migliori prodotti artigianali. Poco più distante, a 6 km, sorge però il villaggio di Babbo Natale, abitato da elfi che confezionano regali e supervisionato dal boss, ossia Santa Claus, che si presta a foto e sorrisi per grandi e piccini. E allora, che aspettate? Ho 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 ho!